consiglieri poi per la loro discussione. Diciamo anche alcuni elementi del percorso che questa autorizzazione è lasciata dalla Regione ha avuto, che poi sono infatti stati già richiamati dal Consiglio dei Zamponi all'interno dell'ordine del giorno. Dunque, dicevamo che nel giugno del 2009 il CIPE, che è il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ha approvato il progetto di Prevegni. In questa approvazione si dava atto della deliberazione del CIPE della necessità di individuare dei siti alternativi per le cave di prestito, per la realizzazione dell'autostrada, alternativi a quelli che erano definiti nella progettazione definitiva, tra cui era prevista appunto la cava di Caravaggio. Appunto, alla luce di queste prime considerazioni che erano emerse dalla deliberazione CIPE, ci fu una deliberazione del nostro Consiglio Comunale del novembre 2009 in cui c'era il sentore, diciamo, della cava di Cassano, ma non c'erano altri ancora che le individuavano. Diciamo, questa deliberazione del Consiglio Comunale che esprimeva la propria contrarietà a questa possibile cava che poteva essere realizzata a Cassano. Nell'aprile del 2010 invece il proponente, che è il consorzio IBM che sta appunto realizzando per appunto i beni l'autostrada, ha depositato gli elaborati progettuali da cui, in cui veniva individuato il sito estrattivo, che poi corrisponde al sito estrattivo individuato nel progetto esecutivo depositato pochi giorni fa anche nel nostro comune. Ecco, veniva individuato appunto il sito estrattivo denominato M1, M1, che sostituiva di fatto il Milano 1, che sostituiva il sito Bergamo 2, che era appunto di Caravaggio. Ancora nell'aprile 2010 la giunta comunale aveva espresso la propria contrarietà e oltre, diciamo, la contrarietà espressa dalla Comune di Cassano, il proponente, che era il consorzio IBM, chiedeva ugualmente alla Regione Lombardia di esprimersi in merito alla compatibilità ambientale con la cava che il consorzio IBM vorrebbe realizzare sul proprio territorio. Per cui nel giugno del 2010 la Regione, con una nota firmata dal dirigente Filippo Dadone, ha avviato il procedimento per appunto l'espressione di compatibilità ambientale rispetto